Giornata internazionale della logopedia. Alla Calvino sono stati presentati progetti relativi alla comunicazione aumentativa e alternativa. Alla presenza dei medici delle unità operative di psichiatria di collegamento, neuropsichiatria infantile e riabilitazione, degli operatori della matita parlante del gruppo autismo dell'ASL, sono finite sotto i riflettori le testimonianze, le buone pratiche e le attività relative a una comunicazione potenzialmente usata da 200 piacentini adulti. Diciamo che c'è un certo numero di persone che già lo utilizzano e altre che potenzialmente lo potrebbero utilizzare, ma siccome la comunicazione aumentativa alternativa non è ancora tanto conosciuta al di fuori degli addetti ai lavori, cioè chi si occupa sostanzialmente di riabilitazione, in realtà i numeri sarebbero più elevati, perché noi parliamo dal punto di vista degli adulti di persone che hanno avuto a seguito di una lesione, di un trauma, un danno cerebrale che impedisce di fatto la comunicazione. Quindi pensiamo, non so, ad esempio agli afasici dopo un ictus, ma anche alle malattie neurodegenerative tipo la sclerosi laterale amiotrofica o il Parkinson o altre, oppure in seguito a lesioni e traumi cranici, eccetera. Mentre invece per quanto riguarda i bambini si adopera per ragazzi che hanno avuto per esempio esiti di paralisi cerebrale infantile, oppure anche con ragazzi autistici o altri ragazzi che hanno avuto problemi neurologici. Quindi si potrebbe quantificare complessivamente almeno in 200-250 persone, ma probabilmente anche di più, perché la comunicazione aumentativa appunto non è ancora particolarmente conosciuta.